Grazie dell'interessamento, consigliera, grazie Presidente. Sì, io voterò astensione perché, essendo così la Presidente della Commissione Patrimonio, diciamo, non ho, tra l'altro sanno bene i colleghi che non è che è nuova la contrarietà espressa dalla mia collega Eleonora, Presidente della Commissione Cultura, perché questa proposta è stata trattata nella Commissione Cultura, congiunta con Patrimonio, discussa e bocciata lì. Quindi, insomma, non è che le meraviglie possono arrivare a con tanta teatralità. Siccome personalmente non mi vergogno, allora volevo esprimermi, perché spesso e volentieri, ecco, in quest'Aula si utilizza impropriamente questa parola nei confronti di persone, di consiglieri che lavorano molto e ci credono molto in quello che fanno. E siccome mi sono sentita anche dire ripetutamente ad ogni volta che abbiamo bocciato un regolamento sui beni confiscati in quest'Aula, che non si vedeva arrivare il regolamento dei beni confiscati della maggioranza, poi è arrivato e lo abbiamo votato, adesso funziona, i beni confiscati finalmente sono attenzionati anche a Roma Capitale, perché erano anni che non venivano attenzionati a Roma Capitale, perché Roma Capitale aveva perso, come dire, un po' di stima da parte di chi gestiva i beni confiscati prima del nostro arrivo. Quindi vorrei rassicurare tutti che il regolamento sulle concessioni arriverà in quest'Aula e quindi, se bocciamo quelli dell'opposizione che non ci piacciono, pace, insomma, adesso tocca a noi governare e ce ne prendiamo sia l'onore che l'onere, perché non ci tiriamo certamente indietro. A proposito del patrimonio, delle vendite eccetera, vorrei ricordare che la gestione del patrimonio è stata internalizzata dopo Collega, la interrompo perché si fa fatica ad ascoltarla, quindi se i colleghi veramente prendono posto e abbassano il tono di voce, così possiamo terminare l'ascolto dell'intervento. Prego, consigliera, prosegua. Sì, volevo ricordare appunto che la gestione del patrimonio è stata finalmente internalizzata, se ne occupa Equa Roma, dopo decenni in cui è stata esternalizzata, e forse il Comune aveva perso un pochino l'orientamento su ciò che doveva essere fatto e ciò che apparteneva al Comune. Per questo continuiamo a lavorare a testa bassa, perché tante cose devono essere fatte, però in particolare per questa proposta sono intervenuti anche i municipi in commissione congiunta patrimonio cultura, quindi dove, pensate, ha potuto anche esprimersi l'associazione. Volevo rassicurare i consiglieri che temevano che noi non facessimo parlare i cittadini o le associazioni nella commissione patrimonio. Durante il tema trattato sull'argomento concessioni abbiamo audito decine di associazioni, e forse per questo anche ci siamo presi il tempo per cercare di tirare fuori una proposta che fosse veramente centrata sulla nostra idea di patrimonio. Quindi abbiamo ascoltato l'associazione, abbiamo ascoltato anche i rappresentanti dei municipi istituzionali che sono intervenuti e che hanno chiesto di gestire in maniera differente questi immobili sul loro territorio, cioè che loro li gestissero in maniera, cioè loro non gradivano una rete che fosse in qualche modo imposta dall'alto. Questo è quello che hanno riferito durante la commissione. Quindi noi appoggiamo questa in linea di principio questa loro convinzione. E quindi mi sembra abbastanza chiaro che tutto il resto poi diventano delle strumentalizzazioni che chi fa politica porterà pure avanti, e alle quali noi però ci sentiamo in dovere di rispondere punto per punto. Grazie. Grazie a lei.